Allora, ben ritrovati amici sportivi per la seconda partita di serata, quella tra il Bar One Lounge Café e la Fox tenuta la Volpe. In campo le due formazioni stanno dando il 5 al direttore di gara Lorenzo Calia e Eustachio Di Cua. Vi diamo subito lettura delle squadre. Per Bar One col numero 1 D'Adamo, 17 Di Lindo, 20 Cappiello, 10 Di Lecce, 21 Cancelliere, 8 Piccenna, 9 Nicoletti, 5 Paladino, 7 Rospi, 11 Andrisani, 6 Iacovone e 12 Andrisani Giuseppe. L'altro Andrisani era Domenico. Risponde la Fox Automercato tenuta la Volpe con il numero 12 Petronella, 3 Mancino, 2 Di Leo, 5 Duni, 6 Di Pede, 7 Coretti, 9 Crapulli, 10 Ladisi, 11 Tataranni, 17 Flumero e 47 Melodia. Gli allenatori da una parte Marco Laterza e Damiano Carlucci, dall'altra Angelo Ambrosecchia. Darà il calcio d'avvio della partita la formazione in maglia nera con svolti giallo fluo con Capitan Rospi, tutto pronto per l'inizio della seconda partita di serata del torneo della Bruna, 28esima edizione. Partiti in questo istante. Nicoletti subito che orchestra il pallone. Paladino, Rospi poi non si intende con Paladino. Pallone che termina fuori. Paladino, poi Andrisani. Va lui. Pallone per Nicoletti, alzato e Petronella esce a valanga e mette in calcio d'angolo. Nicoletti fermato, Paladino prova il tiro, pallone respinto da Giuseppe Duni. Palla per Andrisani. Rospi, Paladino, Rospi, Paladino. Palla in avanti. Nessun problema per Petronella. Coretti, Duni, Perrucci, Ladisi. Panchina un po' più corta per la formazione in maglia nera questa sera. Coretti, dietro per Duni. Ladisi non tiene il campo il pallone. Nicoletti sbaglia il passaggio, si inserisce Coretti che guadagna un calcio d'angolo. Palla fuori per Duni, ancora Coretti. Coretti, Nicoletti su di lui, intercettato il pallone, riparte il Bar One, il tiro e la palla messa fuori da Duni. Rospi prova lui, riparte Perrucci, allarga per Coretti, Coretti la mette in mezzo, Nicoletti in avanti, si gira bene Andrisani. Andrisani prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo. Va Petronella a rimettere il pallone in gioco con le mani, capitano della formazione di Fox tenuta la Volpe. Perrucci prova il tiro deviato. Bravo Bonni. Tiro ancora di Coretti, sempre deviato in angolo. E poi sbaglia Giovanni Coretti. Lascia il pallone alla squadra in maglia nera.
primo cambio effettuato fuori Rospi, dentro con la maglia numero 11 Domenico Andrisani. Nicoletti per Paladino. Andrisani si gira, si accentra proprio il tiro, palla fuori, ma sarà calcio d'angolo per la deviazione di Giuseppe Duri. Ha provato Paladino ma non ha trovato lo specchio della porta. Petronella rilancia subito veloce, ancora Paladino di testa, Andrisani per Nicoletti la mette in mezzo, il tiro di poco fuori e Petronella rimanda subito dall'altro lato a Perrucci per Giovanni Coretti che va giù, non c'è fallo, ritmo altissimo, Nicoletti fermato, Perrucci, Coretti fermato da Paladino. Prova ad andare dall'altro lato, il tiro, palla fuori. C'è comunque deviazione del portiere, sarà quindi calcio d'angolo. Iniziano i cambi anche per la formazione in maglia bianca, dentro Di Leo e Flumero. Viene fuori Fox in qualche modo, Perrucci per Flumero, Di Leo, Perrucci, non si intendono i due, palla che termina fuori. Andrisani per l'alto, Andrisani prova ad andare lui, Iacovone, il tiro, palla che attraversa lo specchio della porta ma non finisce in rete grazie alla deviazione di Petronella. Paladino, il tiro poco fuori, c'era comunque sulla traiettoria Petronella. Flumero, Duni, Perrucci, dall'altro lato Andrisani, palla fuori. Si segna un fallo perché prima Paladino era stato toccato duro, quindi primo fallo di Fox. Gli arbitri avevano fatto proseguire. Intanto è entrato Mancino e anche Melodia. Eccolo Melodia. Melodia. Palla messa fuori. Di Leo fermato. C'è Petronella che prova il tiro. Gigi D'Adamo poi prova a ricambiare ma intercetta Di Leo. Per Flumero. D'Adamo la mette fuori. Fiammate in questa partita. Entra anche Piccenna nella formazione del Marwan. Paladino
Andrisani per Iacovone. Pallone in avanti, la buona guardia di Leo, però arriva Piccenna che intercetta il tiro. Petroneda respinge con i piedi, riparte la Fox, tutta la Volpe. Palla che termina fuori. Iacovone, Piccenna, Iacovone. Iacovone avanza per Andrisani, la mette in mezzo Iacovone. Palla di poco fuori. Non riesce a tenere in campo Melodia il pallone. Paladino per Iacovone. Anticipa di Mancino, poi Iacovone interviene, recupera palla, Iacovone, Mancino su di lui, ancora Iacovone. Tiene in campo il pallone, la mette in mezzo. Mancino, prova a mettere un po' d'ordine lui. Flumero, Di Leo, Mancino. Di Leo, Flumero. Melodia, Flumero, alza il pallone, intercettato solo per un istante. Mancino, ancora Flumero, Mancino, carica il sinistro, Mancino prova il tiro, non trova lo specchio della porta. C'era comunque Gigi D'Adamo sulla traiettoria. Piccenna, Iacovone, ancora Piccenna, Andrisani, Paladino, Paladino fermato da Lireo, prova il tiro Andrisani, deviato, Petronella non ha problemi. Mancino fa salire i suoi dall'alto della sua esperienza. Michele Mancino, poi serve Melodia. Mancino, Di Leo, Mancino da quest'altro lato, ancora Mancino, Melodia, palla dentro del nuovo entrato di piede. Di Leo fermato dal corpo di Nico Iacovone. Piccenna si gira bene, Piccenna subisce anche un fallo, fallo cumulativo che viene contato, quindi sale a 2 la Fox autoricambi nel computo dei falli. Adesso recupera palla di piede, di piede, di piede, il tiro, la parata di Gigi D'Adamo. Andrisani per Paladino, Piccenna, Iacovone fermato, non tiene in campo il pallone di ritorno di Paladino. Iacovone, Di Pede, Mancino, Mancino, pallone che non filtra, Paladino, Piccenna, Andrisani, Piccenna prova a chiudere il triangolo con il numero 11, pallone sul fondo, esce Iacovone, rientra Nicoletti. Di Leo, Melodia, porta via il pallone Nicoletti, 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 il tiro, non trova lo specchio della porta. Di Leo per Mancino, ancora Di Leo, Mancino,
lascia scorrere il pallone Tataranni. E time out chiamato dalla formazione maglia nera. Qualche secondo anche per noi. Si rientra in campo per proseguire questo primo tempo dopo 15 minuti e ancora fermo sullo 0-0. Si riparte dalla rimessa di D'Adamo per Paladino, è entrato anche Di Liddo che ha provato a fare questo velo, non ha trovato Nicoletti. Mancino, Di Leo, ancora per Mancino, si fa vedere Tataranni, ma sceglie Di Pede per Di Leo, Di Pede ancora per Tataranni, c'è l'intervento di Nicoletti efficace, Nicoletti prova ad andare via, poi due su di lui, arriva anche Mancino, gli porta via il pallone, esce bene la Fox, tenuta la Volpe. Di Leo fermato da Paladino, si danno il 5-2. Tataranni il sinistro, il tiro, pallone sul fondo, fermato Jacopo, riparte la Fox che però sbaglia con Di Pede. Paladino dietro per Francesco Nicoletti, pallone in avanti a cercare Di Liddo, colpo di testa di Mancino a mettere in fallo laterale, va Andrisani. Nicoletti, il tiro di Jacovone, poi Tataranni, Di Pede, Tataranni, ancora lui, prova a servire il compagno ma riparte Jacovone, Di Pede su di lui, Di Leo recupera la palla, Di Pede, il tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Testa di Tataranni non devia quanto basta. Nicoletti anticipato da Coretti, deve andare lui da solo, Coretti, serve Di Leo, pallone che va direttamente sul fondo, chiede scusa Di Leo che lascia il campo a Crapulli. Di Liddo, Crapulli insiste ma alla meglio Jacovone per Nicoletti, Jacovone, Andrisani, Di Liddo, Coretti, fermato, riparte il Baruan, ancora decisivo Duni,
Tataranni. Il fallo di Marwan lo commette Nico Iacovone, primo fallo dei giocatori in maglia nera, due per quelli in maglia bianca. Due falli cumulativi dati entrambi con il vantaggio. Coretti, palla con lo scavetto, intercettata poi Nicoletti, commette fallo il numero 7, quindi salgono a 3 i falli dei bianchi. Duni, Tataranni, gioco di gambe, Tataranni, poi prende il tacco, pallone intercettato, riparte Barwan e ancora un fallo. Quarto fallo della formazione in maglia bianca. Iacovone, Andrisani, poggia dietro dove c'è Paladino. Iacovone, Paladino, lascia il pallone dietro di Riddo, prova a fare il velo per Paladino, Paladino la mette in mezzo per Iacovone e poi viene travolto il portiere Petronella, che resta giù, subisce anche fallo, quindi si tratta del secondo fallo per Barwan. Da il 5 Nico Iacovone. E time out chiesto dalla formazione in maglia bianca quando siamo al 21esimo del primo tempo, risultato di 0-0. Si riparte per questo finale di primo tempo, ancora fermo sullo 0-0. Duni, Ladisi, Coretti, ancora per Duni, Crapulli, prova a andare via Crapulli, Crapulli, il tiro, il palo! Clamoroso il palo di Crapulli, adesso azione ribaltata, Coretti prova a difendere, pallone in mezzo, Duni salva. Paladino, Andrisani, Iacovone, ancora Andrisani, Duni anticipa tutti, Duni per Coretti, Coretti indietro per Duni, ancora Coretti, il tocco che mette in fallo laterale, resta in zona d'attacco la Fox, tenuta la Volpe. Duni sbaglia il passaggio, Petronella esce, Andrisani lo beffa e mette la palla in rete e sblocca il punteggio al minuto numero 23 e 30 secondi, si sblocca la partita.
con il gol del Baruan, con il numero 11 Domenico Andrisani. Poi ancora un fallo da parte di tenuta la Volpe. Paladino si gira bene. Paladino cerca un compagno, lo trova in Andrisani, recupera però Coretti, che poi però non riesce a servire Crapulli. Eccoci ancora con Petronella che esce tra dei pali. Coretti, Crapulli, Ladisi all'indietro per Duni, nell'angolo dove c'è Coretti, torna indietro ancora Duni, Ladisi, Duni, Coretti, Perrucci, Crapulli, Ladisi, la parata di Gigi D'Adamo che fa ripartire subito i suoi. Andrisani, il tiro rimballato da Giovanni Coretti, e termina qui il primo tempo con il risultato di 1-0. Ci fermiamo per qualche secondo. E allora si riparte per il secondo tempo tra il Bar One e Fox Automercato tenuta la Volpe, 1-0 in favore della formazione in maglia nera, che in questo secondo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione. Invece maglia bianca con risvolti e pantaloncini azzurri per la Fox, che attacca da sinistra verso destra. Iacovone, Paladino,
ancora Iacovone in avanti per Andrisani, ancora il numero 5, ah, poi viene fermato, riparte l'altro numero 5, Duni, Melodia, Duni, Flumero, chiama il pallone Melodia ma intercetta Andrisani, e prova ad andare in attacco, tira, e la scivolata decisiva di Flumero mette il pallone in fallo laterale. Nico Iacovone trova il tiro, Petronella respinge Di Leo, Duni, Di Leo, Melodia, Flumero, Duni, Di Leo, Flumero, Duni, mezza a due, Duni, alla meglio Paladino, eccolo Francesco Paladino, va al rilancio lungo Andrisani, poi Flumero, c'è il fischio, non è fallo però da considerare perché è una punizione di seconda, ha il braccio alzato il direttore di gara. Iacovone sul punto di battuta, direttamente in porta, non avrebbe sortito nessun effetto perché era di seconda. Intanto il tiro fuori di Andrisani, Melodia, Melodia, Flumero, il tiro, Paladino di testa la mette fuori, e poi si travolgono a vicenda Duni e Andrisani, poi si danno il 5. Flumero recupera però poi dopo l'errore il numero 17, mette il pallone in calcio d'angolo Andrisani, senza problemi Petronella, palla per Flumero che viene toccato, non c'è fallo, Paladino, Paladino per Nico Iacovone che di poco la mette fuori, occasione per il raddoppio per il Bar One. Rientra Michele Mancino, intanto Crapulli, il tiro e la parata di D'Adamo, tiro che era stato di Melodia, pallone sul fondo quello di Di Leo, Andrisani, Petronella esce con il corpo e mette in fallo laterale. Iacovone, e lui a commettere fallo, anzi no, subisce il fallo, quindi segniamo il primo fallo del secondo tempo, ha tenuto la Volpe. Paladino, Iacovone sul punto di battuta, Melodia in barriera, si copre il volto, tiro, la respinta di Petronella, e poi il fallo di Nico Iacovone, 1-1 il computo dei falli. Crapulli, Piccenna, viene via bene, Piccenna, Piccenna, ancora lui, Piccenna per Andrisani, palla in mezzo e Piccenna
non riesce a indirizzare la sfera nello specchio della porta. Mancino. Crapulli. Di Leo. Mancino. Nell'angolo per Melodia. Melodia. Fermato. Mancino riesce a difendere bene, poi riparte Mancino, sbaglia però il passaggio, Iacovone, il tiro, palla che termina fuori. Crapulli per Di Leo, Crapulli in scivolata, il pareggio di Francesco Crapulli. Minuto numero 6 e 40 del secondo tempo. 1-1 il punteggio. Tutto nuovamente in equilibrio in questa sfida. Tanto è entrato anche Cappiello nella formazione in maglia nera. Eccolo proprio in questo istante. Tocca il suo primo pallone e mette la palla fuori. Tataragni, Coretti. Paladino. Piccenna, Paladino. Subisce fallo il numero 6. Da parte di Di Leo, secondo fallo di Fox. Piccenna, Paladino. Nicoletti, Paladino, alza il pallone, arriva per Tataragni, chiude in maniera efficace Cappiello. Crapulli per Tataragni. Subisce fallo il numero 11 in maglia bianca, 2-2 i falli. Lo stesso numero 11 sul punto di battuta. Palla respinta e poi Paladino la butta via. Sarà fallo laterale. Di Leo. Coretti. Prova ad andare via Coretti, fermato da Cappiello. Poi però sbaglia anche Crapulli. Paladino. Piccenna. Cappiello. Piccenna. Paladino. Guarda che Cappiello che prova di prima ma sbaglia tutto. Riparte la Fox. In campo il pallone Crapulli. Coretti. Prova a far flittare ma c'è Nicoletti. Poi subisce anche fallo il numero 9. Terzo fallo di Fox. Nicoletti. Piccenna. Paladino. Prova il tiro. Buona l'idea. Non la mira. Sbagliato il rilancio lungo di Petronella. Palla regalata al Barwan. Rilancio lungo nella zona di Petronella che rilancia subito su Coretti. Coretti. Crapulli, bel gioco a due ma
viene intercettato Nicoletti. Piccenna si ferma, Cappiello, Nicoletti ancora per il numero 20. Piccenna vada su di lui, Coretti ti mette fuori, Palladino rilancio in avanti, deve uscire Petronella, lo fa bene Petronella ancora lui, Petronella, pallone sul destro, il tiro e la palla sul destro della rete. Coretti fermato, Cappiello, bel gioco di gambe, Cappiello ancora lui, Di Leo recupera palla, Cappiello, sarà fallo laterale. Piccenna sul punto di battuta, dietro per Cappiello, ancora Piccenna, perde palla, Di Leo, fermato Piccenna, Di Leo prova a essere aggressivo, intercetto di Crapulli per Coretti la mette in mezzo, Crapulli inciampa ma riesce a metterla dentro per la sua personale doppietta. È sorpasso dei Fox, tenuto la Volpe quando siamo al 12° minuto e 20 secondi della ripresa. Barwan 1, Fox tenuto la Volpe 2, e ancora Crapulli. Che così si candida anche a essere, nel caso, uno dei papabili tra i migliori in campo. Intanto il fallo fischiato a Fox, quarto fallo, 4-2 il conto dei falli. Posizionata la barriera, parte Nicoletti che spinge Petronella e poi commette probabilmente fallo che clamano quelli di Bar One, ma la palla è dall'altro lato e ora il fallo lo commette Palladino. Cartellino giallo anche per Palladino, primo ammonito della partita. Buni, Tadaranni prova il tiro, ribattuto Nicoletti, Palladino, Iacovone anticipato da Coretti guadagna un fallo laterale. Duni, Coretti, scambiano i due, Coretti fino in fondo, Iacovone dall'altro lato, Iacovone il tiro, la parata di Petronella. Calcio d'angolo, va Nico Iacovone per Checco Nicoletti. Palladino prova il tiro, Petronella con i piedi mette in fallo laterale. Nicoletti, Palladino, Andrisani fermato, Tataranni il fallo di mano e di Palladino, deve stare attento perché è ammonito Palladino, quarto fallo anche per il Barwan.
Luni, Tataranni, sbaglia Nicoletti, il tiro, Petronella con i piedi mette in angolo. Il cross, Paladino, Sombrero, Paladino prova un colpo in sforbiciata quasi. Duni, Coretti, Ladisi, Duni, Coretti, ancora per Duni, Coretti, Coretti, pallone che viene recuperato da Nicoletti, il tiro, palla fuori. Pallone in fallo laterale, va Nico Iacovone per Andrisani, pallone messo in angolo. Iacovone, fermato da Ladisi, ma c'è ancora Iacovone. Paladino, Iacovone, Ladisi, ancora Iacovone per Nicoletti, il tiro, Petronella, respinge con le mani. Iacovone per Paladino, prova a girarsi, trova il muro di Duni, Ladisi dall'altro lato, Ladisi, fermato, anzi no, è lui che commette fallo, quinto fallo di tenuta la volta. Nicoletti in avanti per Andrisani che non tiene in campo il pallone. Time out chiamato da Fox, tenuto alla Volpe. Qualche secondo anche per noi. Si rientra in campo dopo i consigli di due allenatori, anzi tre, visto che Barwan sia Marco La Terza che Damiano Carlucci. Duni lancia lungo per Ladisi fermato, ma c'è Melodia. Duni di Pede, Duni in avanti per Ladisi prova a girarsi, va giù, si lamenta per un fallo Ladisi, ferma il gioco Lorenzo Calia.
si rialza la Disi zoppicante, non è stato necessario neanche l'intervento dello staff medico. Si riprende Paladino, Andrisani, Nicoletti, dove il tiro fermato, Duni in avanti per la Disi, ma il pallone è troppo profondo. Nicoletti, Andrisani, si gira, serve Iacovone, trova il tiro, Duni la mette fuori. Andrisani, fermato, fallo laterale. Nicoletti, Andrisani, si accentra ancora, ma viene fermato in maniera pulita. Nicoletti, Iacovone, Paladino, Andrisani. Prova a fare tutto da solo il numero 5. Poi si appoggia dietro ma sbaglia. La Disi, fermato da Paladino. Ancora La Disi. Questa volta lo ferma Nicoletti. Andrisani. Dall'altro lato prova il tiro, prova il corpo di Duni. Nicoletti. Iacovone. Riparte la Fox autoricambi. Paladino per Iacovone, il tiro, palla di poco fuori. ...22 minuti del secondo tempo, 2-1 in favore di Fox, tenuta da Volpe. La Disi prova il tiro, palla fuori. Iacovone. Pallone in avanti, ma c'è Petronella. La Disi. Fallo commesso dalla Disi. Cartellino giallo e sarà tiro libero. Occasione per pareggiare quando siamo al minuto 24:05. Va Iacovone, fuori, si salva Fox, tenuta la Volpe. Duni, ancora un intercetto da parte di Iacovone, partita che sta andando verso la fine, ma è ancora tutto da giocare. Crapulli di Leo, non c'è fallo, si prosegue. E il gol di Nico Iacovone in mezzo alle gambe di Petronella al minuto numero 25. Si rifà del tiro libero sbagliato. 2-2 di Iacovone. Si stava lamentando la formazione in maglia bianca per un presunto fallo. Tanto Flumero, il tiro. Gigi D'Adamo respinge. Crapulli, il tiro, e Crapulli, tripletta!
Nuovo gol del numero 9 che adesso ha messo un punto esclamativo sulla partita e si candida a essere anche il migliore in campo quando siamo a 25 minuti e 50 secondi. Il 2-3 lo firma Crapulli. Pallone termina fuori e arriva il triplice fischio del direttore di gara. La vittoria va a Fox, tenuto la Volpe grazie alla tripletta di Crapulli, che è anche il nostro migliore in campo. Quindi diamo subito spazio ad Alessandro Savino per intercettare il numero 9 in maglia bianca. Eccola, già subito intercettato. E allora lascio spazio a Alessandro Savino. Sì, grazie Antonio, siamo qui col match winner di quest'oggi, un gol all'ultimo minuto di Francesco Crapulli, ma una partita incredibile, tre gol, tripletta per te, capocannoniere momentaneo ovviamente, essendo solo la prima giornata. Francesco. Sì, è stata una partita dura perché non ci conoscevamo, abbiamo iniziato a giocare un po' all'arrembaggio perché il campo comunque non ci conosciamo tra noi e quindi abbiamo cercato di fare un paio di passaggi, ma all'inizio è stata dura, poi siamo riusciti a prendere il ritmo e siamo stati più cattivi noi di loro. Perfetto, e allora ti consegniamo il premio che è un aperitivo al Musca Café in Via Dante, va bene? Buon proseguimento del torneo. Grazie. Bene Antonio, allora per questa sera abbiamo terminato, ti passo la linea e ci vediamo domani per la prima giornata e altre due partite da seguire insieme. Grazie Alessandro, allora abbiamo premiato anche il match winner della partita, Crapulli, con una tripletta, infatti il risultato è di 3-2 in favore di Fox Tenuto la Volpe contro Baruan. Come ha detto Alessandro, vediamo appuntamento alle prossime sfide del torneo della Bruna. Buonasera a tutti.